Oggi iniziamo la hardcore, ragazzi, insieme a tutti i miei amici. Allora, tutti Ciao! Sono tutti molto contenti. Chiedo scusa se ha rotto il timpano a qualcuno. Allora, prima di tutto, amici miei, venite. Eccoci, sono caduto. E vai. Ho già fatto la figuraccia. Però, dai, adesso siamo tutti pronti. Scusate, cos'è che avete detto puzzone a me? Niente. Ma come ti permetto? Devo chiamare il 112? Ma io non so. Che numero è? È un numero bello. Allora, numero di facciamo così. Prima di tutto, dividiamo il cibo. Non il cibo, gli non alberi a qualcuno. Prima di tutto, nonno, vai a prendere questo albero. Dai, ma perché a me le cose noiose? Perché tu sei noioso. Invece, Fede, non lo so, cerca di andare in caverna a trovare qualcosa. Ma ricordati sempre il punto da dove sei andata. Dove, insomma, ricordati la strada per tornare indietro. Perché è molto importante. Dimmi. Quindi. Là c'è una struttura strana. È vero, l'ho vista, però tu ti senti, devi parlare più alto. Una struttura strana. Qua ci sarà forse Herobrine. Non lo so. Adesso, sperando di no. Ma lì c'è un villager. Ma tu non urlare. Mannaggia, siamo in hardcore. Ti vorrei picchiare, ma evitiamo. Non urlare, perché il tuo microfono è molto strano, sai? Aia! No, ho perso un casino di vita. Dovete stare attenti, mannaggia voi, perché se morite io non vi... Cioè, non vi faccio di nuovo vivere. Guarda, sapete. C'è un villo. Prendete... Bravi, Mozzo? Prendo il fieno! Sì? Zitto tu, che non stavo parlando. Ti ho detto per caso che potevi prendere il fieno, oppure no? No, scusami. Ok, adesso prendilo, perché devi prendere. Okay. Te l'avrei comunque detto, però. Per te. Ok, ne vado a prendere altro. Questa è del legno. Ok, molto bravo, caro puzzone. Allora, grazie del legno, molto gentile, perfetto. Adesso posso fare tutti gli stick, per esempio potrò fare il piccone. No, c'è io gli stick. Ormai è troppo tardi, però posso fare il piccone. Dobbiamo ottimizzare le cose. Sì, ma hai ragione, proprio così. Posso fare il piccone, stavo dicendo. No, giusto? Non puoi. Ma come ti permetti? No, te puoi tutto, ma secondo te? Ovviamente. Ma certo che posso. Conosce Herobrine. Esatto. Qui c'è un Iron Golem. Sì, è molto però brutto, Mozzo, tu picchiato, sei nuovo, però sai com'è, non ti dovresti fermare nel mezzo della frase, perché è sbagliato, non farlo mai più. Scusami. Fede, hai preso per caso tutta la pietra che ti ho detto? L'hai presa? Assolutamente. Sì. Ok, bene. Cosa ti ho detto di quando devi parlare, cos'è che dovresti fare? Dovresti andare su TS. Sono d'accordo, hai ragione. Ecco, bene. Allora, adesso potremo farci attrezzi in pietra. E deciderò io cosa fare, perché voi non sapete fare niente. Non sapete nemmeno come si crafta un piccone. Tipo, per esempio. Sì, ma non è vero. Non è vero che non è vero. Allora, Mozzo, per esempio, tu sai come si crafta un piccone? Sì, no. Vedo che sei molto bravo a parlare. Dovresti, quando io ti faccio una domanda, dovresti rispondere subito. Perché se no, urlo. Ok, bene, sono contento. Sono d'accordo, certo. Ok, beh, se hai sentito una cosa strana, spero che non... Allora, vabbè, lasciamo perdere, perché sennò qua ci impanichiamo e non va bene. Però, comunque, adesso sto craftando una spada per il prode avventuriero che ha voglia di uccidere qualcuno. Ovvero nonno, perché mi sembra il più esperto di questo gruppo per uccidere. Vieni immediatamente qua, dove sei finito? Io sono andato a prendere il fieno. Ancora il fieno. Chi ti ha detto di toccare il fieno? Ringrazio. Stupido ignorante. No, non ti ringrazio. E tieni. Guarda, allora, adesso ti do il fieno. Stai zitto. Fede, la nostra minatrice. Tu, Fede, farai la minatrice, perché sei molto bravissima. Bravissima. Turis, Turis, ho raccolto un po' di pane per lei, caro signore. Dicevo, Fede, se tu sei bravissima. E Mozzo, ovviamente, no, chi è quello? Cioè, chi è quello che sta camminando in questo momento? Non lo so. Nick, mi sa. Scusa, cosa stai facendo? Tu stai parlando di nuovo perché non lo so, in realtà. Non dovresti parlare, ti ripeto, dovresti parlare su TS. Smemorata che non sei altro. Però adesso qua c'è un'altra casa. E quindi possiamo l'ho andare già preso. A vedere cos'altro. Bene, molto bravo. Ma non c'era nulla. Allora, se tu entri e vedi un'altra cosa prima che io lo posso vedere nel video, è la tua fine. No, Dennis, sono stato anche bravo, perché hai presente che t'ho visto, t'ho dato dei pisellini di mare. Va bene, ciao. Sei visto? Ma che cosa stai dicendo? Un'altra casa. Sì, guarda nel tuo inventario, sì, lo vedo, mi hai dato dei pisellini di mare. Pisellini. Erano quelli che erano lì dentro. Va bene, ok, allora forza, venite, perché vorrei cercare una caverna, siccome no, una piramide, avete presente le piramidi del deserto? Sì, quelle che si vedono nella televisione, tipo. Proprio quelle. E poi, allora, porca miseria, dovete parlare uno alla volta. Nick,
perché stavi parlando in mezzo alle altre persone? E poi scusami, ma cioè, nonno, mi sembra che pure tu stessi parlando. Ma siete deficienti tutti quanti? Ma io veramente sono scioccato da voi stessi, da voi medesimi, da voi stupidaggini. Allora, però possiamo andare a prendere qualcosa da questa parte. E queste piramidi belle dove saranno mai? Dove saranno? Non lo so. Forse saranno... Ma ti posso infilare un bastoncino nel sedere? No, a me no, di certo. Anche a me, grazie. Qualcuno lo vuole, eh? Mi sa Nick, a Nick sì. Boh, vabbè. No, no. Dovete venire dietro di me, perché state andando avanti, stupidi sciocchi, ignoranti, che perché non siete altro. Io devo proteggerti. Guarda, c'è un coniglio. Oh! Noi siamo i bodyguard. Non riesco a ucciderlo. Siete i bodyguard. Sono interessato da questi tipi di bodyguard, anche se ovviamente no. Non sapreste nemmeno uccidere, non lo so, un coniglio, per dire. Infatti non sto riuscendo a ucciderlo. Ok, l'ho ucciso. Ok, bene, andiamo avanti. Qua okay. ci dovrebbe essere qualcosa. Lì davanti vedo qualcuno o qualcosa. Potrebbe essere un portale per caso questo. Ah, e comunque ci dobbiamo preparare la notte. Non per dire, no, però. Oddio, ci si ascolta. È il portale notte. Di Herobrine, forse. Il portale di Herobrine può essere. Chi lo sa? È un po' forse... storto, però. Un po' storto, sì. Però, no, mi sembra fatto un po'... male. Mi sa che era un po' molto. Un po' sciocchino, secondo me, sì, sì. Vabbè. Un po' pozzone. Un po' scurreggione, forse, anche. Oh, però di solito c'è una cesta, eccola! Ecco, Nick sta rubando tutto! Nick sta rubando tutto! Nick, dittatore! Rimetti immediatamente dentro tutto quanto. Allora, zitti tutti. Nick. Tutto quanto. Nick, sai che io nei video devo vedere, perché poi dopo i ragazzi non vedono, giusto? Smettila di mangiarmi. Scusa. Ma io dicevo, sto mangiando. Sì, ok, devi parlare, non devi fare sicona, devi parlare, ok. Ok, ok. Ok, quindi adesso cos'è che hai preso da questa cesta? C'è già tutto di nuovo là dentro. Ok, bene, perfetto, questo è importante. Bravi. Ma senti quanto imbarazzante. Voi non sapete, ma fuori dai video non sono così, ovviamente, perché sono tutti imbarazzati adesso, sono sciocchini. Esatto. Oh, però guardate, sta diventando notte, quindi dobbiamo andare immediatamente in una cavernotta e dobbiamo cercare di sopravvivere a questa notte perenne. No, perenne spero di no. Io mi preoccuperei, Ma direi di io ho il letto per il caro signor Dunis. Esatto, quindi voi uscite, uscite tutti quanti, show, via, via, Dennis, via. Dennis, quell'armatura che ti sei messo. Ho anche un letto. Ok, dormi allora. Ok, perché non voglio che perché ti sei messo di vicino a me, che schifo. Adesso magari mi tocca durante la notte. Come ti permetti? Schifo. Schifo. Fai bene, bravo, bravo. Io me ne vado, addio, no. Impara dal maestro. Ma scusami. Ho preso male. Entrate, forza, svegliatevi. Okay. Sciocchini. Eccomi qua. Dove sei? Eccoti. Eccoci. Che bello, mamma mia. Stupidino. Allora, ma salve. Salve, perché buongiorno. Ti sei buongiorno. Salve, ma che bello rivedervi, sembra più. No. Okay. Venite, forza, adesso dobbiamo cercare tipo una caverna. Perché questa, ragazzi, ovviamente, dato che io sono un bravo youtuber, non vi ho detto quale sarebbe lo scopo di questa hardcore. Sarebbe fare una speedrun molto veloce. Comunque, mi sono appena ricordato anche di dirvi di entrare sul nostro server Discord, se siete arrivati fino a questo punto del video. Perché lo trovate in descrizione comunque. Perché lì a volte noi parliamo anche nelle vocali con voi. Perché vi regaliamo dei biscotti. Vero? No, non dire così, perché sennò poi dopo magari si aspettano dei biscotti. E anche dei pesci. Esatto, pesci e biscotti. Vabbè, loro vi regalano i pesci e i biscotti. Chi vuole vi regalano i pesci e i biscotti. Come non siete? No. Fede è rimasto indietro, no. Fede. Era crashato. Fede, visto che rischieresti di morire, fai cagare a giocare a Minecraft, prendi questo elmetto. Ma gioca da più tempo di te. Prego, allora. Questo è vero. Cosa stanno facendo? No, si stanno dando faccia. Non è vero, non è vero. Te l'hai visto, ma lei cosa vede? Zitti tutti. Se vi siete impazziti tutti. Allora, ho capito che gli ormoni adesso sono tutti quanti però allora lo sapevo io che qualcosa qui nasceva. Ma non è vero. Sì, invece. Vabbè, lasciamo stare. Forza, venite insieme a me. Andiamo, perché adesso dobbiamo. Comunque è passato un sacco di tempo. Dobbiamo sbrigarci, perché Fede comunque ci ha messo mezz'ora a venire da noi. Ma che sciocchino, scurreggione. Poi Nick si era perso nel deserto, perché non so che caspita ha fatto. E poi te che facevi strani suoni, cioè. Esatto. Allora vai a quel paese. Io ho fatto un suono un po' strano, ve lo ripeto. C'è una mucchina. No, ma c'è una mucchina. Ma dovevi replicare. Scusa un attimo, ma Nick ha detto tipo c'è una mucchina a caso, senza motivo. No, ci sono le mucchine. Ok, adesso stiamo parlando di una cosa, parla della stessa cosa, sciocchino. Però le mucchine le possiamo prendere, perché così prendiamo... Oddio, quanta sclerata!
E poi pasta. Comunque, Nick, quando mi vuoi dire qualcosa di nuovo di Dunis, guarda che ci sono le mucchine. Poi parla forte, mannaggia te. Mannaggia, oh. E poi, Mozzo, ricordati di non urlare. Lorella la monella. Oh, la smette. No, vabbè, te, allora, alla fine, no. Te sei deficiente, ma scusa, ma sei deficiente. Ma no, no, non ti avvicinare, non ti devi avvicinare, sennò ti ammazzo. Devi... Allora, forza, non parlate di cavolate, ho detto. State attenti, concentrati, chiaro? Ok. Bene. Io vado ad uccidere le maiale qui. Le maiale. Le maiale, ma ok. Sono pecore. Come si dice le pecore, scusa. Bene, uccidiamo le maiale, forza. Bene. Abbiamo ucciso tutte le maiale, sono contento. Adesso possiamo andare benissimo a costruire una casetta, casuccia, casona. E ma dall'altra parte? Dunis, ma dall'altra parte c'era un deserto. Tu stai parlando basso, ma ti sei... Non posso picchiare se parla basso. Dall'altra sarebbe parte bello. C'era un deserto. Sembra di parlare a cinema con Nick. Lo so. Allora, dall'altra parte c'era un deserto, sì, però... Ma un deserto grande. Eh sì, penso che ci sia anche una piramide, se magari... Se... Ok, come allora andiamo alla ricerca dell'avvento... No, Nick, non dir... Mozzo, non dir cavolate, mi confondo pure! Mi devo confondere, non devi dire cavolate, perché se dici cavolate poi dopo non si capisce, non c'entra un cappero secco, niente. Devi parlare del ma tema. Ma sono gli ormoni. Ok, bene, però allora cerca di tenerli a bada. Ma cerca di tenerli a bada queste. Ho capito che a volte nella vita possono succedere queste situazioni dove ci sono questi amori, queste cose. No, queste cose che tutto quanto ma Dani se ne sa qualcosa, Dani se ne sa qualcosa. Però vabbè, a sto punto ship fra il nonno e Dunis. No, perché dovrebbe essere così? Allora, poi devo mettere la musichetta. Bella la musichetta, sono contento della musichetta. Aia. Ma poi come ti permetti di dire che è schifo? Guarda che tutti vorrebbero stare insieme a me. No, ma io ti voglio bene. Sto per morire. Nick, volevo dirti che fai schifo perché non è vero. Non è vero niente. Vabbè, no, quello è andato di fatto. Scusa un attimo, dove sei finito? Sono cascato in un buco. Ecco, no. E non me lo dici? Dai, Nick, per favore. Aspetta, lo vado a picchiare. No, sono uscito, ma... Mannaggia, sono quasi morto. Due ore dopo. Bene, qua ci possiamo fermare e dormire, ovviamente. Qua. No, c'è uno scheletro qua, c'è uno scheletro. Di nuovo notte. Ma che cosa mi frega se c'è uno scheletro? Lasciate dormire Fede proprio. You can sleep on... Vabbè, non è ancora notte, ma svegliati, notte, svegliati, notte, stupida notte ignorante. È giusto, non è notte. Mi metto il letto. Sì, Fede, sei capito tutto comunque. No, certo, Nick, che fai dormire Fede. Ma cosa sta facendo? Ma stava saltando in un buco così, ragazzi. Levati, mamma mia. Uscire dal server. Io... Dai, vabbè, aspetta, lo butto via io. No, scusate, fermi tutti, zitti. Oh! Allora, no, scusate, qua non ci siamo capiti, ma no, scusa. È la fine. Nonno, zitto! No, è la fine. Ho detto zitti tutti quanti. Perché vi devo spiegare cosa avete sbagliato. Allora, perché state parlando di cavoli vostri quando siamo dentro un video e dobbiamo parlare delle cose che dobbiamo parlare, delle cose di cui parlo io? Dovete parlare con me e non con altri. Perché state parlando fra di voi? Me lo spiegate perché, nonno? Perché stai parlando perché fra di me? Perché tu sei sempre lo stesso e dovresti saperlo. Da quanto dovresti saperlo? Un po', esatto. Quindi adesso forse magari ci possiamo concentrare. Chi deve dormire dorma, chi deve uscire esca. Sono ora uscita. Veloci, bene. Amici, vedete quanti caspita di mostri ci sono lì nell'oscurità maledetta su Minecraft? Nick, cerca di non morire magari. Sì, che paura, infatti. Ma certo che comunque l'hai detto con una sorta di cosa tipo: oh, mannaggia, che paura che c'ho. Proprio, è proprio vero che c'ho paura. Nick, non ti si sente, non si sa cosa è successo, ma si sente ancora peggio di prima. Poi come? Ma io sto anche urlando. Chi sta soffiando nel microfono? Chi sta soffiando nel microfono in questo quello momento? Quello non sono io. Quello è impossibile. Neanche io. State attenti, perché potrei innervosirmi. Allora, qua nell'oscurità potremmo costruirci la nostra casa più magica. Qui, al buio? Sì, però prima dopo aver messo delle torce. Aia. No, sono ragno. Ah, c'è uno scheletro. Aia, dietro. No, Nick. Io ho la spada, c'ho la spada. Sei morto, Nick è morto. Ragazzi, no, vabbè, è fuori dall'hardcore. C'ho la spada io. Scrivete voi nei commenti se dobbiamo far rivivere Nick. Però io non lo farei rivivere perché... Ma neanche io. Io ho detto mille volte cosa ho detto. È stato ucciso onestamente. Beh, io direi che per questo episodio può essere tutto. Ovviamente noi continueremo nel prossimo episodio. Scrivete nei commenti tutto e ciao. Ciao. Ciao raga. Ciao.